State of the Map è il momento in cui la comunità globale racchiude tutte le sue comunità più piccole, il momento in cui tutte le comunità locali riescono a incontrarsi e confrontarsi su quelli che sono i progetti legati a OpenStreetMap, quello che è stato fatto su OpenStreetMap e quello che è il futuro per OpenStreetMap. Quindi è il momento giusto per confrontarsi, porsi nuovi obiettivi e iniziare a mappare qualcosa di nuovo nel mondo di OpenStreetMap. OpenStreetMap è un database geografico che contiene informazioni di tutto il mondo, ha più di 8 milioni di utenti registrati che contribuiscono volontariamente al supporto del progetto. L'aspetto interessante di quello che è OpenStreetMap è che forse a prima vista può essere una mappa, ma in realtà è una comunità e questo è l'aspetto più forte di tutto il progetto, che è un progetto collaborativo. E il fatto che tante comunità, tante persone e tante voci diverse riescano a lasciare un'impronta su quella che è la mappa, contribuisce anche a dare una rappresentazione più completa di quello che è il mondo, proprio perché unisce delle voci eterogenee, delle esperienze diverse e anche delle prospettive diverse, dando spazio a tutti anche per un futuro da costruire a livello di mappature e cartografia anche. Ci si innamora alla geografia e a quello che c'è intorno, ma ci sono anche in questi anni notevoli sbocchi lavorativi. Ad esempio, noi nella base logistica di Brindisi delle Nazioni Unite siamo alla ricerca di figure del genere, che anche se non hanno grossa esperienza, ma che conoscano bene il mondo OpenStreetMap. Quello che trovo affascinante dei progetti collaborativi in generale e di OpenStreetMap è la possibilità di schiacciare il tasto modifica. Tu attraverso questo tasto, in modo molto semplice, puoi cambiare i contenuti e può essere un piccolo cambiamento, correggi un errore, modifichi un numero civico, oppure puoi addirittura caricare dataset pubblici, negoziare con i governi, con le Nazioni Unite, quindi fare degli interventi di grandissime dimensioni. Quindi il bello di questi progetti è un tasto modifica che ti permette e permette a ciascuno di fare un cambiamento, di partecipare attivamente a Internet. Today, data is infrastructure. And the question is, who does the infrastructure belong to? And do you want your infrastructure to be an advertising platform? Or do you want your infrastructure to be the shared asset of your community? And today, OpenStreetMap is the choice of those who want mastery of the platform they are building on. So in the same way as Wikimedia Project, in the same way as Linux, OpenStreetMap is the foundation upon which community-owned project can be built and is going to be more and more important as data is everything to every function in this world.